Chiesa Gremita Pegazzano per l'addio a Sasà, l'ispettore Rosario Sanrico del CNES deceduto venerdì sul Brenta. Maltrattamenti, rompe il naso alla compagna, minaccia di tornare, allontanato da moglie e figlia di un anno dalla polizia. Ceneri in porto, parla Bucchioni tra Federice Forcieri, una commedia degli orrori per coltivare diatribe e conflitti. 200 spezzini firmano per il referendum consultivo su Piazza Europa, a soddisfazione del consigliere Guerri. Basket, cari Spezia, ancora in vetta, batte il Salerno con 32 punti di vantaggio, ottima prestazione anche per lo Spezia Tarros. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo l'edizione di questa sera parlando della cerimonia commossa che questo pomeriggio si è tenuta nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Pegazzano per l'ultimo saluto all'ispettore superiore Rosario Sanrico del CNES, rimasto vittima di un incidente subacqueo a Noventa Padovana sul Brenta. Vediamo il servizio con le immagini di Raffaele Maulella. La parola di Dio ci viene incontro e lo fa con l'efficacia della parola di Dio. Nessuno di noi vive per se stesso, nessuno di noi muore per se stesso. E potremmo dire che ben si addice questa pagina a questo nostro fratello. E qui abbiamo anche una vita donata, donata nel compimento del suo dovere, di un dovere che, sappiamo, aveva come finalità non solo il recupero eventuale di un cadavere, ma anche la possibilità di assicurare la giustizia a coloro che, in questo caso, certo, non avevano percorso né la via dell'umanità né tantomeno quella del Vangelo. Andando alcuni mesi fa a visitare la sede del CNES, lo incontrai fra le varie persone che erano lì presenti. E devo dire certamente che l'aspetto era minaccioso, ma il tratto era gentilissimo. Generosità, lealtà, altruismo, sempre pronto a intervenire, sempre il primo, sempre avanti a tutti. Più che altro vorrei ricordarlo con piacere quando la mattina al briefing mi diceva: direttore, al pezzino il morale è alto. Ecco, io vorrei ai ragazzi dire forza, facciamoci forza. Dobbiamo andare avanti, sin da domani tutte le attività in programma le dobbiamo continuare e dobbiamo farlo per Lui, con la certezza che continuerà a guidarci anche dall'alto. Rosario per noi era anche una protezione, era l'invincibile. Si diceva: tu stai vicino a Rosario e la pellaccia la porti a casa e porti sicuramente anche il risultato, è garantito. Per me da oggi avrà un significato diverso farmi il segno della croce prima di immergerlo, cosa che lui faceva sempre, con le dita bagnate del mare e poi se le baciava. Ciao Rosario. Andiamo avanti con la cronaca, una storia di maltrattamenti in famiglia. La Polizia di Stato è dovuta intervenire questa notte dopo essere stata chiamata da una signora, madre di una bimba di appena un anno, dopo che il suo compagno le aveva rotto il naso al culmine di una lite per futili motivi.
All'arrivo dei poliziotti l'uomo si era allontanato minacciando di tornare una volta andata via la volante, ma i poliziotti, dopo aver prestato le prime cure alla donna e averla assicurata al pronto soccorso con la figlia, sono andati alla ricerca dell'uomo trovandolo in evidente stato di agitazione. Dopo averlo portato in questura i poliziotti lo hanno denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia e gli hanno notificato un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalle vittime. Identificati i due responsabili di un'aggressione avvenuta ieri mattina ai danni di due giovani tifosi, soccorsi poi dal 118 nella zona del Felettino. Questa mattina i carabinieri hanno concluso le indagini. Dalla ricostruzione dei fatti emerge come un 28enne spezzino, 25enne di Santo Stefano Magra, già noti alle forze dell'ordine perché colpiti da Daspo a seguito di un diverbio avvenuto nella nottata all'interno del gruppo della tifoseria, avevano colpito con una spranga due persone. Uno di loro ha riportato una lesione alla testa e la frattura scomposta del braccio destro. Con la stessa spranga era stata danneggiata l'autovettura utilizzata dagli aggrediti. I due aggressori sono stati denunciati in stato di libertà per reati di lesioni personali e danneggiamento. E centinaia di migliaia di euro di investitori utilizzati per acquisti di opere d'arte, auto e spese personali. Un promotore finanziario del vicino Tiguglio nei giorni scorsi è stato sottoposto a controllo da parte della Guardia di Finanza. L'uomo, approfittando del rapporto di fiducia con i propri clienti, circa 250, utilizzava falsi prospetti e una volta ricevute le somme le utilizzava per finalità personali per rimborsare altri clienti a titolo di interesse, facendo loro credere che gli investimenti stessero generando lauti profitti e attirando nuovi clienti con la prospettiva di facili guadagni. Questi investimenti invece esistevano solo sulla carta e la frode ammonterebbe ad oltre 4 milioni di euro. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla denuncia dell'uomo per bancarotta fraudolenta, abusivismo finanziario e truffa aggravata. Una mozione in regione per sollecitare il governo per estendere la copertura dei rischi e la tutela legale a tutti i membri delle forze dell'ordine e militari che svolgono attività di pubblica sicurezza. Il documento presentato dalla Lega Nord è stato firmato anche dai membri di NCD e Fratelli d'Italia. Il documento è scaturito a seguito di sempre più frequenti minacce e aggressioni nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine. La mozione è stata presentata dal consigliere Stefania Pucciarelli e firmata dal consigliere Andrea Costa e dal consigliere Matteo Rosso. Giorgio Bucchioni, membro del comitato portuale, interviene sulla diatriba Federici Forcieri in merito alle ceneri al molo Garibaldi. L'ultimo oggetto del contendere, dice Bucchioni, è data dalla società Ital Terminali, la quale sbarca cemento dal 1989 e chiede di poter integrare la merceologia trattata con le ceneri che Enel ha come residui. Sono residui inerti, continua Bucchioni, è un'attività diffusa e consolidata per cui gli organismi tecnici spezzini hanno dato benestare tecnico ad un traffico nuovo per la Spezia, ma abituale in porti a noi vicini. Il traffico è stato quindi autorizzato dalla provincia e dall'autorità portuale. A questo punto assistiamo ad una commedia degli orrori, sottolinea Bucchioni. Il presidente del porto si mette a sostenere posizioni ambientaliste e il sindaco si fa coinvolgere in una escalation di polemica. Mi chiedo se sia questo il modo di interpretare il proprio ruolo, di coltivare diatribe e conflitti, conclude. Parliamo ora di trasporto pubblico, pedane sui bus fuori uso, ad intervenire la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Maria Grazia Fria, che presenterà un'interrogazione urgente in comune. Garantire l'accesso a tutte le persone sui mezzi pubblici nel 2016 dovrebbe essere un fatto assodato, dice, e non può essere una giustificazione accettabile la scusa che le pedane vengano poco utilizzate e quindi poco mantenute. A questo punto sarebbe il caso di fare uno screening approfondito su questo tipo di servizi a favore delle persone disabili. Oltre all'interrogazione, conclude, sto valutando di aprire un percorso di commissione che deve toccare le altre segnalazioni legate agli abbonamenti e ai costi del servizio, soprattutto a carico delle fasce deboli della nostra popolazione.
Parliamo di Piazza Europa, perché questa mattina alle 12 si è chiusa in comune a La Spezia la raccolta di firme per l'indizione di un referendum consultivo in merito alla proposta di modifica della Convenzione Comune Camera di Commercio sul parcheggio al vaglio del Consiglio Comunale. Sono circa 200 le firme raccolte, ce ne parla Sergio Diofili. La richiesta ufficiale di referendum sul parcheggio di Piazza Europa è già stata protocollata e formalmente recapitata sulla scrivania del sindaco, forte delle quasi 200 firme raccolte in appena due giorni, il doppio del necessario. Così il consigliere comunale Giulio Guerri, dopo che questa mattina si è chiusa a mezzogiorno in comune alla Spezia, la raccolta di firme per indire un referendum consultivo sulla proposta di modifica della Convenzione Comune Camera di Commercio riguardo la vendita del parcheggio di Piazza Europa, questione questa al vaglio del Consiglio Comunale. L'iniziativa referendaria, come detto, lanciata dal consigliere Guerri della lista civica per la nostra città, è stata sottoscritta in due giorni da quasi 200 cittadini, personalmente recatisi presso l'ufficio elettorale di Palazzo Civico. La delibera con la quale, secondo Guerri, si cerca di imporre alla città l'acquisto del parcheggio di Piazza Europa da parte della società pubblica ATC Mobilità Parcheggi è un'operazione che comporterà un'ingente spesa, nuova ed imprevista, sulle spalle dei cittadini, nell'ordine di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Questo parcheggio, quando è stata iniziata la procedura per realizzarlo, doveva essere a costo zero per gli spezzini, c'era stato detto in sintesi. Abbiamo la Camera di Commercio che ce lo fa, è un'occasione unica, noi mai l'avremmo fatto, non era assolutamente conveniente per noi, non l'avremmo mai fatto né direttamente come comune né attraverso ATCMP, richiamando anche vincoli contabili che sono soggetti a una legislazione molto particolare. Approfittiamo di questa disponibilità perché altrimenti quel parcheggio non vedrebbe mai la luce. È stato fatto questo percorso, adesso si decide, quando il cantiere sta per terminare, che quell'impegno assunto con i cittadini, cioè di non scaricare sulle loro spalle le spese di questa operazione, è un impegno che si deve accantonare per fare esattamente l'opposto, senza chiedere loro il permesso. Questa è una cosa inaccettabile. Un documento anche in lingua inglese per comunicare ai turisti che sono ancora i benvenuti alle Cinque Terre. Lo hanno presentato le associazioni di categoria, le associazioni locali, le Pro Loco, per cercare di salvare l'economia dei borghi colpita da numerose disdette, mail di preoccupazione sull'accessibilità dopo le voci circolanti sul numero chiuso. Rispetto agli anni passati nulla cambierà nella visita alle Cinque Terre per i turisti, chiariscono i rappresentanti degli operatori turistici e commerciali. Il visitatore potrà liberamente circolare nel territorio senza che la sua visita possa incorrere in limitazioni. La stagione turistica è già cominciata, vi attendiamo tutti e saremo lieti di ospitarvi e accogliervi per un soggiorno, una visita che possa rimanere per sempre nei vostri ricordi, conclude la nota. Castelnuovo Magra entra a far parte della rete nazionale dei comuni virtuosi. La richiesta di adesione presentata dal sindaco Daniele Montebello è stata accettata da parte del consiglio direttivo dell'organizzazione. L'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi opera a favore di un'armoniosa e sostenibile gestione dei territori. Castelnuovo è attualmente l'unico comune ligure aderente a questa associazione. Il comune ha avviato la raccolta differenziata porta a porta con percentuali già dopo poche settimane del 70%, che garantisce contributi economici fino a 300 euro a chi smaltisce le coperture in amianto e ha ripristinato i consigli di frazione. Per noi, ha detto il sindaco Montebello, un incoraggiamento a proseguire in questa direzione, importando buone pratiche da altri territori e condividendo le nostre. Siamo ora allo sport, si rinnova per il terzo anno consecutivo ai Prati di Vezzano il successo di Warrior Land, il gran galà del kickboxing dedicato all'atleta Davide Virtis, prematuramente scomparso. Uno sport apparentemente violento ma che contribuisce ad un corretto equilibrio psicofisico per i giovani atleti che lo praticano. E il servizio è di Sergio Diofili, le immagini di Daniele Raboazzo. Grande successo di pubblico al Palazzetto dello Sport dei Prati di Vezzano per Warriors Land, una gara internazionale di kickboxing giunta alla terza edizione e dedicata alla memoria di Davide Virdis, atleta del Fighter Club La Spezia, scomparso prematuramente. In mattinata l'esibizione di 70 bambini della scuola diretta dal maestro Giuliano Cerasoli, poi dal pomeriggio fino a sera inoltrata via via tutti i combattimenti delle diverse categorie,
culminati con la disputa del titolo mondiale tra Veronika Vernocchi e la tedesca Daniela Graf, campionessa in carica. Oltre a due selezioni Octagon ed infine un combattimento senza protezioni tra due atleti plurititolati che vantano anche trofei mondiali. Uno sport, la kickboxing, che nonostante le apparenze di pratica pericolosa se non addirittura violenta, a detta degli istruttori pare davvero essere consigliabile a tutti, grandi e piccini. Sì, assolutamente sì. Quanto si dice intorno al nostro sport, sport violento, spesso c'è una cattiva informazione, perché noi operiamo sia con dei bambini che dall'età di 5, di 6 anni fino ai 12 anni, ci rendiamo conto che l'attività che svolgiamo con loro è benefica, soprattutto diciamo per la loro tranquillità e per la loro serenità. Iniziative quindi come quella di ieri ai prati di Vezzano non possono altro che favorire la diffusione di questa particolare disciplina, ma soprattutto contribuiscono a smentire la cattiva fama che può ingenerarsi tra il grande pubblico riguardo a pratiche sportive che implicano un contatto fisico apparentemente violento. Oggi, soprattutto al pubblico numeroso che ha corso, si è potuto rendere conto che questa cosa che si dice non è assolutamente vera. I bambini si sono confrontati, si sono abbracciati, nessuno si è fatto male, e questa poi è fondamentalmente la cosa più importante. Come ogni lunedì si parla anche di basket, un'altra vittoria intascata dalle giocatrici della Cari Spezia, cestistica Spezzina, che concludono il match di sabato con 32 punti di vantaggio su Salerno. Una vittoria fondamentale anche per lo Spezia Tarros, che si prende la rivincita nel match di andata in un pala sprint stracolmo, batte il Sarzana. Il servizio di Elena Voltolini. Un pala sprint stracolmo di gente, sia tifosi della Tarros che del Sarzana. Sul campo ha ragione la Tarros per 63-62, una partita incerta fino alla fine, il canestro decisivo appena 5 secondi dalla sirena, lo sigla Marchini, poi l'ultimo pallone dopo il time out per il Sarzana, che però fallisce il canestro. La Tarros si prende quindi la rivincita dal derby di andata, questa volta il derby è bianconero, Tarros che comunque resta ancora al secondo posto della classifica, la vetta rimane al Sarzana. L'altra squadra spezzina impegnata nel campionato di C-Silver, il Follo, vince invece molto nettamente contro l'Ardita Juventus 79-55 e mantiene quindi la terza posizione in classifica. Sul fronte femminile, serie A2, le donne conquistano la 20ª vittoria consecutiva, ancora imbattute in questo campionato. A Salerno vincono 50-82, una partita dall'inizio non facile per le spezzine, che però poi si riprendono in campo anche le under 20, che ben figurano nettissimo, come abbiamo detto, il risultato, 32 punti di differenza. Spezia quindi, Cari Spezia, sempre più capolista della classifica. Si svolgeranno a Boston, presso la Gannis Arena, dal 26 al 28 febbraio i mondiali di indoor Rowing Concept 2. Per la prima volta parteciperà una delegazione italiana in rappresentanza del movimento Special Olympics Canottaggio, grazie alla Federazione Canottaggio Italiana e a Special Olympics Italia. Il team italiano sarà composto da 7 persone, tra tecnici ed atleti, e nella nazionale speciale è stato convocato l'atleta spezzino Andrea Ciancio della società Spezzina Velocior, che dopo aver partecipato ai campionati italiani di San Miniato è stato selezionato dal tecnico nazionale SOI Canottaggio Paolo Ramoni, che guiderà la nazionale italiana Special Olympics in Massachusetts. Pallavolo, torna alla vittoria l'Avis Touristar, Spezia che al Palamariotti batte 3-1 il Colombo Genova e continua così ad inseguire in terza posizione la coppia di testa della Serie C Ligure, costituita dall'Admo prima e dal CUS Genova secondo. Di tutto parliamo col centrale rossoblu Mattia Podestà nel servizio realizzato per noi da Andrea Catalani. Vittoria facile tutto sommato quella di stasera della Touristar, al di là del primo set che è stato un po' di carburazione e pertanto perso, perché troppo di carburazione magari, però era una vittoria che ci voleva, tutto sommato non potevate mancarla dopo due sconfitte consecutive, giusto?
Sì, era una vittoria, una partita importante che dovevamo vincere perché venivamo da due sconfitte di fila che non ci volevano, che hanno un po' compromesso la stagione e che rischiavano di compromettere tutto il lavoro buono che abbiamo fatto in un anno stupendo fino ad ora. E sono contento anche per la mia prestazione, per quella di tutti in generale, come sempre. Sono sempre il primo a mettere gli altri davanti e il bene della squadra. E in particolare ho avuto paura, timore di quel terzo set che è andato a finire ai vantaggi, che però siamo riusciti a recuperare bene, essendo stati anche sotto di 7-8 punti. Quindi sono molto soddisfatto, sì. Sì, direi che è stata una rimonta encomiabile quando avevate pochi punti a disposizione. Mi pare che perdevate 24-20, se non di più, quindi è stato veramente ammirevole. Senti, ora ci sono, direi, presupposti per continuare in questo rilancio che sembrate aver acquisito. La trasferta di Albissola contro la Spinnaker, che è in arrivo, non dovrebbe in fin dei conti impensierirvi molto. Sì, sì, dobbiamo, di sicuro noi non possiamo più fare passi falsi, abbiamo ancora gli scontri diretti con le prime due in casa, quindi ce la possiamo giocare sicuramente alla pari. Dobbiamo sperare ovviamente in qualche loro errore, se no la matematica è a sfavore, questo sì. E la partita di Albissola, sulla carta, come molte, è una partita facile, ma questo campionato di Serie C è molto equilibrato, quindi non c'è una squadra che, come abbiamo visto, per esempio Imperia è venuta da noi all'andata da ultima in classifica, adesso è a metà, non si può medire in questo campionato. Nel corso della sua assemblea annuale, l'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri Onlus della Spezia, ha rinnovato i propri organi statutari che rimarranno in carica per i prossimi 3 anni. Olimpio Galimberti, confermato presidente, Maria Caristo, vicepresidente per Galimberti e il direttivo. Si tratta di una riconferma in quanto era la guida dell'AVO Spezzina nello scorso triennio. Per promuovere il nuovo corso per aspiranti volontari ospedalieri che inizierà a breve, l'AVO avrà un punto di informativo sabato prossimo 27 febbraio e domenica 28 alla mostra dell'elettronica e del bio a Spezia Expo. L'associazione genitori di Arcola, La Forza dei Bambini, presenta l'incontro gratuito con la grafologa, rieducatrice della scrittura e consulente didattica Valeria Tranchinetti. Appuntamento domani, martedì 23 febbraio alle 21 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Arcola. Sono invitati genitori, insegnanti, operatori del settore scolastico. Nell'incontro si parlerà anche del rapporto tra disgrafia e difficoltà scolastica di scrittura e anche sulle possibilità di prevenire o recuperare questi disturbi. 24 febbraio in ludoteca, la scuola d'arte giocata per i bambini dai 5 agli 8 anni, il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 18:15. La scuola d'arte ideata e curata da Katia Castellani, artista e insegnante d'arte, proporrà ai bambini laboratori sull'uso delle tecniche grafico-pittoriche e sulla manipolazione delle terre. Grande successo per la notte delle fisarmoniche al Teatro della Rosa di Pontremoli. Teatro gremito e forti applausi per l'esibizione di Lenia Volpe e Roberto Pellegrino, con musiche che spaziavano da Paganini a Puccini fino ai noti tanghi di Piazzolla e Galliano. Il clou della serata con l'esibizione del campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi con Libertango di Piazzolla, ripetuto poi in duo con Franco Casabianca alla chitarra. Teatro della Rosa, completamente ristrutturato, ha donato una location ottimale ad un evento musicale di alto livello. E chiudiamo ora con il meteo e le previsioni per la giornata di domani. Piogge e temporali proseguiranno fino a inizio mattinata su centro e levante della Liguria. A levante le nubi si dissolveranno solo in serata. Sulla costa al mattino possibili rovesci o temporali, al pomeriggio coperto. Umidità su valori alti, venti moderati da sud-est in attenuazione fino a calmi. Mare generalmente mosso, dalla serata molto mosso. Temperature comprese tra valori di minimi di 13 e massimi di 16 gradi. Con il meteo è tutto per l'edizione di questa sera, grazie per essere stati con noi e continuate a seguirci su Teleliguria Sud. Arrivederci e buona serata.